Grazie Laura, grazie a tutti per la partecipazione e per essere qui con noi a discutere un tema molto attuale che è quello degli approcci alla valutazione della cooperazione internazionale all'epoca degli SDGs. All'epoca degli SDGs, cioè degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per noi in realtà significa, diciamo, osservare questa pratica negli ultimi 20 anni, quindi includendo anche i Millennium Development Goals. E forse anche facendo un passo indietro negli anni 90, da quando i governi e la loro capacità di good governance sono al centro di un nuovo paradigma dello sviluppo che vede gli attori locali centrali nel sostenere processi di sviluppo innescati e stimolati dalla cooperazione internazionale attraverso gli aiuti allo sviluppo nel perseguimento appunto degli obiettivi di sviluppo del millennio prima e sostenibili poi. Quindi la capacità di gestione dei fondi da parte dei paesi beneficiari o partner diviene un parametro imprescindibile, se vogliamo, per ricevere ulteriori fondi dalla cooperazione, così come la capacità di trasformare gli investimenti della cooperazione in risultati concreti, nella direzione ovviamente degli obiettivi di sviluppo. E come si valuta questa capacità di trasformare gli investimenti della cooperazione in risultati concreti? Lo si fa attraverso la valutazione. Quindi la valutazione assume negli ultimi 20 anni un ruolo centrale nel rendicontare, se vogliamo, la capacità dei beneficiari e degli operatori dello sviluppo di raggiungere i risultati desiderati, di dare vita a processi di sviluppo tesi naturalmente a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nei paesi in via di sviluppo. La valutazione è importante purché però questa poggi su un sistema di misurazione dei risultati che sia sufficientemente solido per consentire questa rendicontazione. Ed ecco che l'approccio del result-based management diviene centrale per poter gestire la rendicontazione, diciamo, dei risultati generati dai progetti di sviluppo e per poter accedere da parte dei beneficiari a nuovi finanziamenti sulla base di ciò che si è riuscito a costruire attraverso i risultati precedenti. Che cos'è il result-based management e quando viene introdotto? Il result-based management è un strumento di monitoraggio e valutazione dei risultati che si inserisce all'interno dell'approccio del ciclo del progetto e del quadro logico che, come sappiamo, è stato formalizzato dalla Commissione europea all'inizio degli anni 90 e tradotto in un manuale che tutti noi operatori dello sviluppo abbiamo studiato e applicato a partire appunto dagli anni 90 con l'uso appunto con l'introduzione del quadro logico e appunto del ciclo del progetto. Che differenza c'è tra l'approccio, diciamo, il monitoraggio e la valutazione del Logical Framework Approach e quello proposto all'interno del Result-Based Management? Beh, la differenza sta, diciamo, nello spostamento di prospettiva, mentre il Logical Framework Approach guarda ad una sequenza di input e di output dei progetti di sviluppo, il Result-Based Management guarda invece ad una sequenza di outcome e impact. Quindi, diciamo, il result-based management necessita uno spostamento di prospettiva dall'immediatezza degli effetti prodotti dalle azioni di progetto, se vogliamo, spostando lo sguardo un po' a volo d'uccello, un po' più dall'alto per osservare i processi di cambiamento posti in essere dai progetti. Questo spostamento di prospettiva da input-output a outcome e impact non è tecnicamente difficile da attuare.
diciamo, richiede una precisa scelta politica, richiede di essere, come dire, applicato, sostenuto in un tempo, che non è più soltanto quello dell'esecuzione del progetto stesso, perché osservare un processo di sviluppo, beh, significa, necessariamente, osservare qualche cosa che si verifica in un tempo e in uno spazio che non necessariamente coincide con il tempo e con lo spazio del progetto. E quindi qui sta, se vogliamo, la difficoltà di applicare correttamente, dal mio punto di vista, l'approccio del result-based management, perché questo commitment politico nell'osservare i processi di sviluppo piuttosto che diciamo ciò che immediatamente viene promosso significa come dire prescindere appunto dai limiti temporali e spaziali di un progetto stesso ed è un problema perché questo non necessariamente coincide con l'esercizio di rendicontazione dei risultati che ha reso necessaria la stessa elaborazione della result-based management. In altre parole, se occorre rendicontare i risultati di un progetto per ottenere nuovi finanziamenti per altri progetti, come possiamo prescindere dal progetto stesso e dai limiti temporali e spaziali che l'osservazione del progetto durante la valutazione ci impone? Quindi, diciamo, la vera difficoltà, a mio avviso, è proprio nel fattore tempo e nella difficoltà di adottare una prospettiva, un punto di osservazione diverso da quello dell'immediatezza. Io vorrei ricordare che, insomma, in alcuni casi, nella mia esperienza di valutatore, in alcune circostanze il cambiamento è immediatamente visibile, e si può, come dire, documentare. In altri casi, evidentemente, il cambiamento non si vede immediatamente, come diciamo, riposa, diciamo, gli effetti del progetto possono anche riposare sul contesto locale senza poi essere visibili, fino a quando poi ad un certo punto, magari per effetto di altri progetti di sviluppo o per effetto di mutate condizioni del contesto, ad esempio la pace, diciamo, che interviene diciamo, in un progetto, per effetto quindi di queste diciamo, circostanze esterne, gli effetti di un progetto divengono poi visibili. Ad esempio, vorrei citare una valutazione che ho fatto in Repubblica Democratica del Congo qualche anno fa, che, di un programma di reinserimento lavorativo di giovani esposti al conflitto che prevedeva la formazione di mestieri, no? Il cosiddetto vocational training. Ecco, questa formazione di per sé non aveva generato cambiamento. Aveva generato cambiamento quando a questa formazione è stato agganciato un altro intervento di cooperazione allo sviluppo che prevedeva ad esempio il finanziamento di piccole realtà imprenditoriali che poi sono riuscite a diciamo, crescere e prosperare fino a quando non è intervenuta una nuova instabilità politica e guerra civile, quindi che ha interrotto i flussi di benefici di questo processo di cambiamento. Questo per dire cosa? Per dire che la cooperazione è un concorso di sforzi per innescare un processo di cambiamento e occorre che sia i donatori sia gli operatori dello sviluppo siano dotati da un lato di una sana fiducia, direi, no? Nell'efficacia delle proprie azioni e dall'altro di un po' di umiltà nello spogliarsi della necessità di mettere la bandierina sui risultati prodotti dai processi di sviluppo che non sono mai riconducibili ad un solo progetto, ma che sono invece il frutto di una serie di interventi che ad un certo punto vengono a maturazione e producono l'effetto visibile. Quindi, se questa sana fiducia nelle proprie azioni e questa, diciamo, capacità di evitare di volere documentare per forza un risultato non intervengono, ciò che succede nella pratica è l'instaurarsi di una serie di pratiche, di meccanismi per dimostrare quello che non è
dimostrabile, quello che non si può dimostrare, e cioè l'impatto nel breve periodo e l'attribuzione del successo ad un attore piuttosto che a un altro. Chiederei a Laura di condividere con voi una fotografia che ho fatto di un diciamo di un video promosso da Greg Armstrong, che è un esperto di result-based management canadese che offre training alle organizzazioni della società civile su result-based management e su come usare questo strumento al meglio, e che trovo molto interessante perché descrive quello che poi succede nella pratica in maniera, se vogliamo, anche un po' ironica. Come potete vedere sulla sinistra, lo schema parte dal fatto che il result-based management è una pratica richiesta dai donatori per fini di rendicontazione dei risultati, come abbiamo detto prima. Fa riferimento al fatto che la result-based management fa uso di un gergo che non è chiaro agli stessi operatori, che crea confusione, che non è chiaro agli attori locali di sviluppo. Pone enfasi sugli aspetti performativi, no, del result-based management nei confronti dei partner che devono essere coinvolti e soddisfatti, degli stakeholders, dei donatori. E tra gli aspetti performativi della result-based management c'è la produzione di lunghi report che impegnano naturalmente gli operatori sul campo su aspetti, se vogliamo, amministrativi, il che, come sottolinea appunto l'autore di questo schema, crea una frustrazione negli operatori che cominciano a cercare un altro lavoro perché si ritrovano, pensavano di cambiare il mondo e si ritrovano a scrivere report. E quando è il momento, lo vedete sulla destra, di parlare di risultati, la cosa si riduce a un talk a lot, talk quickly, report something e cerca nuovi fondi. Ecco, quindi ecco a cosa, diciamo, se vogliamo, in uno schema si riduce. La result-based management, se non viene interpretata nel modo giusto, si riduce a delle pratiche performanti, performative della cooperazione che creano soltanto frustrazione, che in effetti non aiutano davvero a liberare competenze, a liberare capacità per appunto processi di sviluppo locale. Quindi se la domanda che utilizzo adesso per aprire questo dibattito, se così non funziona, se il result-based management si riduce a questo, allora come possiamo migliorare result-based management? Cosa c'è in alternativa? Quindi con queste domande aprirei l'intervento di Domenico Patassini, che interviene dopo di me e che ci parla di impatto, del valore dell'impatto, e ci parla di pratiche alternative alla result-based management con una prospettiva sicuramente che ci porta la sua grande esperienza sul campo nei progetti di sviluppo in Africa. Domenico Patassini. The floor is yours. Grazie, mi sentite bene? Sì, benissimo. Ma io non so se riuscirò a rispondere a questi importanti, diciamo, quesiti, anche perché la mia esperienza, come probabilmente sapete, è un'esperienza parziale nel campo della cooperazione, soprattutto in paesi africani negli ultimi 40-45 anni, insomma. Ecco, io mi sono occupato prevalentemente di pianificazione urbana e regionale, soprattutto nei paesi dell'East Africa. Sono stato una decina d'anni in Etiopia, ho lavorato per la predisposizione del Master Plan di Addis Abeba a metà degli anni Ottanta, e poi per insomma lungo tempo ho lavorato al National Urban Planning Institute. Ho partecipato anche a dei progetti specifici di cooperazione di tipo, se vogliamo, umanitario,
urbanistico, edilizio, ma anche infrastrutturale, compresi dei progetti di capacity building, per esempio, no? Orientati a istituzioni pubbliche, amministrazioni locali e anche ministeriali. E non ultimo, un'esperienza, diciamo, di cooperazione che continuo, tra l'altro, nel dottorato internazionale UAV a Venezia, riguarda la formazione. Quindi che io ritengo anche questo un dominio, diciamo, estremamente importante per andare anche a sperimentare certe forme, diciamo, valutative. Ecco. Ma nella mia esperienza, insomma, ho rilevato innanzitutto una prima questione, cioè che le strategie di cooperazione, e quindi se vogliamo le ipotesi di cambiamento che le informano, possono essere valutate, diciamo, da diverse prospettive. E la rendicontazione è un aspetto, d'accordo? Ma è un aspetto riepilogativo che non può, a mio avviso, come dire, sintetizzare un esercizio valutativo. E quali sono queste prospettive che a mio avviso sono rilevanti, almeno nelle mie pratiche di cooperazione, di rapporto e di, se vogliamo, anche di valutazione, si sono dimostrate fondamentali. La prima è la motivazione che sta alla base del rapporto che informa la strategia. Ecco, può essere una risposta emergenziale, no? Come sappiamo, il clima, la fame, le migrazioni, le guerre, no? Possono essere delle relazioni economiche, possono essere delle istanze culturali, delle ragioni geopolitiche. E, come dire, queste motivazioni mutano rapidamente e non possono, come dire, essere vincolate a logiche normative, legislative, regolative o di agenzia. D'accordo? Ecco. E la motivazione, a mio avviso, in generale, adesso non posso entrare in dettagli in questo, ma la motivazione identifica generalmente un dominio riferibile a classi di pratiche, no? Su cui da tempo si esercita la valutazione con esiti, diciamo, variabili. Ecco. Quindi questo è un primo elemento. Un primo elemento fondamentale, a mio avviso, è la motivazione che sta alla base del rapporto che informa una strategia di cooperazione. Io ho cercato di studiare, per esempio, nella storia del planning in Etiopia, come le esperienze di pianificazione costruite sulla base di modelli di cooperazione internazionale, no? Quindi quel paese, per esempio, con la Francia, con l'Inghilterra, con l'Italia, con l'Ungheria, con la Cina, eccetera, eccetera. Ecco, come dire, si è mosso? Da quali motivazioni partiva? E questo è un primo elemento. Un secondo elemento sono le caratteristiche istituzionali del rapporto. No, il rapporto può nascere dal basso, dall'alto, può essere multilaterale, può essere, per esempio, l'esito di una cooperazione centralizzata o decentrata, può essere di breve, medio, lungo periodo, ma può essere anche libero oppure fortemente condizionato. Un altro elemento interessante che Valeria prima sottolineava è, per esempio, il fatto che un progetto, un programma, una politica può innestarsi in altri rapporti, cioè sostanzialmente si sale su un treno in corsa.
È chiaro che occorre quindi precisare e capire dove si è, e questo non riguarda soltanto le strategie, a mio avviso, delle istituzioni di Bretton Woods, diciamo, no? Del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, eccetera, eccetera, ma anche strategie nazionali. Oggi, per esempio, in Africa il modello cinese si occupa, come dire, si comporta in questo modo, cioè attiva tutta una serie di innesti su dei pacchetti strategici che vanno dalla logistica, per esempio, al land grabbing, che vanno dalle infrastrutture, d'accordo, allo sviluppo agro-industriale. Ovviamente questi innesti, queste occasioni di innesto possono riguardare anche progetti seguiti da organizzazioni non governative, eccetera, eccetera. Ecco, a mio avviso queste caratteristiche aiutano chiaramente a identificare gli attori principali, gli attori istituzionali, le logiche istituzionali sottese, le tempistiche. E quindi ci si accorge che, come dire, l'azione che noi stiamo attivando appartiene ad un qualcos'altro, appartiene ad un qualcosa, diciamo, di più articolato, di più complesso. Un terzo elemento fondamentale, che poi è una prospettiva, diciamo, valutativa anche, come le prime due, riguarda la forma e le condizioni dell'accordo. Allora, noi possiamo avere, per esempio, degli accordi simmetrici o asimmetrici. Ecco, e la presenza di una simmetria o di una asimmetria, per esempio, modifica radicalmente le relazioni. Può essere, per esempio, un accordo di tipo procedurale o più tematico, più sostantivo. Può essere un progetto che allude, per esempio, a forme partenariali o contrattuali anche molto specifiche. Può essere chiaramente inclusivo, no? Di azioni valutative ex ante, intermedie, conclusive, anche ex post, anche se raramente, no? La valutazione ex post viene effettuata. Ecco, una quarta prospettiva, o dominio, se volete, riguarda i contenuti, le forme, i linguaggi e le culture, no, del contatto. Un progetto di cooperazione è una pratica di contatto fra culture e linguaggi diversi. E quindi diffida, no, di concetti come razionalità atemporale, come se ci fosse una razionalità valida, no, in generale e ovunque, o di validità universale. Ecco, occorre diffidare chiaramente, no, di questi principi. Si offre chiaramente come un esercizio di institutional building, no? Spesso incrociato, no? Nel senso che, come dire, ci sono delle domande, no? Specifiche che possono provenire, diciamo, dalle istituzioni e dai beneficiari del progetto, ma nello stesso tempo, come dire, la valutazione per poter essere efficace richiede un'operazione di institutional building, che non è, come dire, semplicemente l'offerta di una professionalità esogena. Occorre chiaramente costruire delle condizioni perché questo avvenga. E noi sappiamo che, come dire, nelle logiche di contatto possiamo avere diversi tipi di reazione, possiamo avere chiaramente degli atteggiamenti di contrasto o di rifiuto, può essere anche parziale, di diffidenza, di indifferenza, d'accordo? Oppure ci possono essere delle collaborazioni anche di tipo sperimentale, no? Autonome o semi-autonome, si possono attivare dei processi. Ecco, io credo che capire, come dire, anche queste dinamiche all'interno, diciamo, del contatto,
sia estremamente importante. Io l'ho sperimentato e lo sperimento, diciamo, molto, molto spesso. Perché? Perché le modalità, diciamo, di contatto possono avere effetti istituzionali, tecnico, organizzativi, eccetera, eccetera. Ecco, i contenuti poi, e questa è un'altra dimensione, no? Specifici delle azioni, va bene, e quindi le loro tensioni con le pratiche, locali, definiscono quello che potremmo, riconoscere come l'ecosistema dell'azione. Va bene? Ecco. Ed è qua dentro che vanno costruite, e contestualizzate le funzioni valutative, no? Che possono essere identificati, diciamo, beneficiari e vittime. E qui ci accorgiamo quanto, no, le funzioni valutative siano ancorate ad un pluralismo, no, di valori, no? Possono essere assunti, possono essere costruiti, no? Possono essere acquisiti anche durante il progetto, ma possono essere anche dissipati. Ci sono dei progetti che hanno dissipato risorse e valori, d'accordo? Ed è ovvio che se questo accade vuol dire che c'è stato qualche problema nei domini che ho appena citato e commentato. Un elemento importante è, come dire, il significato che noi possiamo attribuire anche alla parola valore, no? Al di là, no? Dei sistemi di valore. Cioè, valore è riconoscere, per esempio, l'importanza della singolarità, della varietà, d'accordo? Ecco, e la varietà, voglio dire, la singolarità sono dei valori in sé e ovviamente portatori o portatrici di conflitto. E questo è un altro elemento importante, d'accordo? Ma singolarità e varietà sono sintomo di vitalità. Quindi il pluralismo dei valori, che chiaramente non è relativismo, non è relativismo, porta a riconoscere la varietà degli itinerari di sviluppo, che non sono preconfezionabili, mai. Non lo sono neanche, voglio dire, nelle esperienze di piano, di progetto e di programma nei nostri contesti. Pensate in contesti che richiedono delle declinazioni, delle logiche di contatto culturale, come per esempio, non lo so, il rapporto di Valeria con i suoi interlocutori in Centrafrica o nella Repubblica Democratica del Congo. Ecco, quindi diciamo, il pluralismo di valori porta, ci aiuta a riconoscere la varietà degli itinerari, di sviluppo, ma in questo aiuto, che cosa fa? Ammette quella che potremmo chiamare proprio l'incommensurabilità, ovvero la, contrapposizione spesso fra insiemi, fra set di criteri, irriducibili. La valutazione, quindi, come dire, non può che essere incompleta. Non può che essere incompleta, sia nella fase di costruzione, sia nella fase di soluzione. No? Noi spesso distinguiamo, no? Tra la dimensione formative e summative, no? Tra il momento di costruzione, no? Di un disegno valutativo e, come dire, la soluzione di funzioni valutative arrivando a dei giudizi di sintesi o a dei giudizi analitici. Ecco. Ora, io credo che proprio questa contrapposizione tra criteri spesso irriducibili, che derivano chiaramente da sistemi di valore, no? Da framework, da condizioni, da situazioni culturali particolari, ecco, non possa che rendere incompleta, diciamo, la valutazione. E l'inedito, perché spesso noi diciamo, ma ci sono degli effetti collaterali, degli effetti non previsti, eccetera. Ecco, l'inedito emerge anche qui, cioè emerge proprio nell'incompletezza e non soltanto negli effetti inattesi.
Questo è un altro elemento che a mio avviso è rilevante. Esserne consapevoli significa anche modificare, no, i tentativi di cattura di quelle che potrebbero essere le, tra virgolette, esternalità di una funzione valutativa, no? Quello che è difficile da catturare. Quindi una valutazione pluralista, diciamo, è incompleta per definizione. E non soltanto perché, come dice qualche importante valutatore, è user-focused o orientata all'utente. D'accordo? Questo è certo, questo è un elemento certamente riconoscibile e condivisibile, ma non è soltanto questo. Quindi diciamo che, come dire, l'insieme poi delle azioni che vengono attivate da un progetto, da una politica, da un programma o da un piano, l'insieme, diciamo, di queste azioni contribuisce anch'esso a creare l'ecosistema. E qui, dunque, c'è una sorta di doppia appartenenza, no? Il progetto che appartiene ad un ecosistema e viceversa l'ecosistema che interagisce con il progetto. Io credo che questi elementi, oltre a renderci consapevoli della genesi di un progetto e di una sua logica, ci consentano anche di lavorare, per esempio, nella identificazione, nella selezione, se vogliamo, di un insieme di metacriteri, come appunto la plausibilità, la rilevanza, la coerenza, l'efficacia, l'efficienza, l'equità, la sostenibilità, la trasparenza, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'impatto. D'accordo? Ecco, e questi elementi ci consentono di identificare il valore del progetto che può andare oltre l'accordo. Ecco, tra questi metacriteri, come indicava Valeria prima, ci sono gli impatti. Ecco, vorrei soffermarmi un attimo su questa parola chiave, diciamo, per la valutazione. Ecco, noi sappiamo che la definizione di impatto utilizzata nelle pratiche valutative non è univoca. Non è univoca. Quindi la distinzione che possiamo fare, per esempio, tra una tecnica e un'altra, non è solo perché questa si occupa di impatti e l'altra no. È una distinzione abbastanza, diciamo, semplice, ecco, che va un po' articolata, no? Va un po' arricchita. Perché? Perché l'impatto può essere inteso in diversi modi. Può essere una mappa, per esempio, di una realizzazione o di un risultato su una popolazione o su un contesto. Ok? E qui, come dire, la varietà degli impatti è indefinita. Può essere inteso come una variazione di stato. Può essere intesa anche come attivazione di processo. D'accordo? Può essere intesa come effetto o contributo specifico di un'azione. Ecco, in tutti questi casi l'impatto può essere, diciamo, previsto o interpretato secondo teorie consolidate o in via di definizione. D'accordo? Ma potrebbe presentarsi anche in modo inedito, a volte paradossale. D'accordo? Senza preavviso. Ecco, io credo che da questo punto di vista si possa andare un po' oltre, no, le definizioni OCSE DAC, per esempio, tipo Better Criteria for Better Evaluation. Ok? Se noi teniamo conto di questi aspetti, possiamo arricchire, no, quella riflessione che mi pare riguardasse una rivisitazione, no, dei criteri di valutazione. Ora, la valutazione di impatto
a mio avviso, aiuta a rispondere a diversi tipi di quesiti. Io qui mi limito a ricordarne due. Con il primo quesito possiamo andare a verificare, per esempio, se un'azione ha generato un impatto positivo o negativo e se vi è un nesso, no, causale o di causazione mutua. Noi sappiamo che appunto la causazione mutua si verifica quando due o più eventi sono simultaneamente l'uno causa dell'altro. E in sistemi complessi, diciamo, questo accade molto spesso. E teniamo presente che la complessità sistemica non è soltanto presente nelle nostre società, a volte è molto più presente in società tradizionali. Pensate, per esempio, alle banalità che si continuano a raccontare sull'informale e invece sulle potenzialità che un settore che viene definito informale ha, per esempio, nella produzione di regole, di istituzioni, di condizioni di vita, di sopravvivenza, ma addirittura di sviluppo, d'accordo? Se non ci fosse, quei paesi sarebbero ancora più poveri, e di molto, d'accordo? Questo vale un po' anche per l'Italia, dove si parla di sommerso in modo criminale, cioè si criminalizza il sommerso. Quando invece il sommerso non è soltanto cattivo, può essere anche buono. Pensate per esempio ai contadini clandestini, al movimento del contadino clandestino, eccetera, eccetera, no? Ecco. Che, come dire, riattivano forme di economia relazionale che il nostro modello neoliberista chiaramente travolge, nega. Quindi questo è un primo elemento. A questo quesito, e cioè andare a vedere se un'azione ha generato un impatto positivo o negativo e se vi è o meno un nesso causale o di causazione mutua, cerca di dare risposta anche, per esempio, la valutazione di impatto controfattuale. Il secondo quesito è più complesso, in quanto si intende verificare in questo caso se un'azione ha generato gli impatti desiderati, no? Nell'ecosistema dell'azione o se è successo qualcos'altro. E questo è un altro elemento fondamentale che, come sapete, rinvia, se volete, alla Goal Free Evaluation, d'accordo? Ma non solo a quella. Va bene? Si va a vedere se l'azione ha funzionato, perché ha funzionato, e in quali circostanze. In questo caso, diciamo, cerca di rispondere in modo discorsivo o formale, per esempio, alla valutazione di impatto basata sulla teoria, no? Una teoria, per esempio, costruita a partire non da modelli ritenuti, diciamo, validi e consolidati, ma da quei 4-5 domini su cui ho riflettuto in apertura. La teoria del contatto, del progetto, la costruisco lì, d'accordo? Non bastano le esperienze, le valutazioni, per esempio, ex post su alcuni progetti fatte anche da istituzioni importanti o da valutatori, come dire, di vaglia, d'accordo? Quindi una teoria in grado di misurarsi con le esperienze valutative nelle classi, diciamo, di azione pertinente. Un quesito, per esempio, non semplice, che però mi pongo spesso quando opero in quei contesti o con, diciamo, persone che provengono da quei contesti, ma che ritengo fertile per le implicazioni, è il seguente. Quanto il progetto diventa contesto? E quando? Riesce il progetto a dissolversi nel contesto? E io ho rilevato che quando questo accade, anche se accade soltanto in parte, potremmo dire che il processo, diciamo, progettuale
l'attività potrebbe essere di cooperazione, eccetera, ha una sua efficacia, probabilmente sia un'efficacia interna che un'efficacia esterna. È ovvio che per poter, a mio avviso, come dire, seguire, no, un approccio di questo tipo, beh, dovremmo, come dire, forse avvicinarci di più alla valutazione culturalmente, diciamo, orientata o culturalmente sensibile, quella che in inglese si chiama culturally responsive evaluation, no? Ecco, questo tipo di approccio che è in larga parte limitata ai programmi educativi e che è stata sviluppata, diciamo, molto tempo fa, no? Dai seminari contributi di Ralph Tyler, Robert Stake, Stafford Hold e da altri, no? Per esempio, è stata impiegata, no? Anche nella valutazione dei programmi formativi nelle scuole, nelle università, eccetera, eccetera. E assieme a questa culturally responsive evaluation si potrebbero proprio rivalutare, no, anche degli spunti che provengono dalla valutazione etnografica e dalla valutazione multiculturale. Lasciatemi concludere dicendo due parole sulla result-based approach. Va bene. Valeria ha ben spiegato quali sono le differenze tra RBA e la logical framework, no? Ha ben spiegato come, come dire, lo sforzo sia nel catturare, no, la relazione outcome impact, e che tutto questo ponga ovviamente dei problemi spazio-temporali non marginali, no? Ha sottolineato come si vada oltre il tempo dell'istituzione e dello stesso progetto. Ecco, io vorrei proporvi una rapida riflessione, diciamo, sul result-based approach. Allora, molti esercizi valutativi falliscono perché sono eccessivamente, quando non esclusivamente, preoccupati di conseguenze, no? In questo caso la valutazione viene ridotta proprio a scienza delle conseguenze, no? Come si dice. Ecco, quando per esempio ci si preoccupa in modo eccessivo di esiti epistemologici, di logiche della validità, di logiche processuali, oppure perché siamo troppo fiduciosi, per esempio, in teorie dell'azione o del cambiamento. Va bene? Ecco, chiaramente questi esercizi valutativi dimenticano che la valutazione è un'arte della navigazione, è una ricerca, diciamo, che non può per propria natura garantire un esito indiscutibile, come ci ricordano a più riprese Amartya Sen, per esempio, ma anche Salvatore Vega, no? E altri. No? E la valutazione vive di incompletezza, d'accordo? E questa incompletezza crea una fertile tensione, non è una mancanza, no? Non è un missing link, d'accordo? È, come dire, una fonte ulteriore, e anche per questo la valutazione non è soltanto un conflitto tra opzioni concorrenti e non è neppure, come dire, semplicemente una dilatazione del possibile. Ecco, nella mia dispensa per il corso di cultura di valutazione dello UAV definisco la valutazione così, no? Cioè un conflitto tra opzioni concorrenti e una possibilità di dilatazione del possibile. Ecco, io credo che, come dire, sia un qualcosa di più, perché
La questione dell'incompletezza è intrigante, d'accordo? E crea chiaramente degli elementi di grande interesse. Ora, noi conosciamo i difetti del consequenzialismo, ma non soltanto perché è uno dei principi dell'etica utilitaristica, diciamo, d'accordo, ma anche perché chiaramente influisce anche sul modello, no, di valutazione. Ecco, un'azione, no, e vado verso la conclusione, un'azione viene ridotta alle sue presunte, diciamo, conseguenze sulla base, per esempio, di ipotesi causali di tipo deterministico o di tipo stocastico. E l'atteggiamento, come noi sappiamo, più spinto in questo senso è quello della valutazione sperimentale o quasi sperimentale, il cui obiettivo principale è riconoscere se un input o un'azione sovrastano l'effetto placebo. D'accordo? In generale, diciamo, ecco, seguendo una logica controfattuale. Dei sistemi, per esempio, di valore di cui si parlava appunto in apertura, che informano l'azione progettuale e la pratica valutativa, si riconoscono soltanto quelli coerenti con l'ipotesi causale. E alle conseguenze si attribuiscono dei valori derivati. Ma, come dire, a mio avviso, uno dei difetti maggiori del consequenzialismo è considerare l'effetto inatteso, cioè di un progetto e della stessa pratica valutativa, come eccezione, d'accordo? Non come esito inevitabile, quindi determinato dal corso degli eventi e quindi come risorsa. Ecco, io credo che su questo siano estremamente interessanti i contributi di Hirschman, i contributi della Tendler, ripresi recentemente anche da Nicoletta Stamm nel suo ultimo libro, ma anche dal Colorni Hirschman Institute con il coordinamento di Luca Meldolesi. Ora, le logiche processuali, va bene, possono essere, come noi sappiamo, diverse, possono essere di tipo manageriale, democratiche, più o meno partecipate o pluraliste. Possono essere chiuse o aperte, più o meno attente, come dire, agli spunti di pertinenza che i processi propongono. D'accordo? Gli spunti di pertinenza, come dire, sono fondamentali, per esempio, per riuscire a catturare il significato di efficacia di processo. Come definisco l'efficacia di processo? L'efficacia di risultato è abbastanza facile da definire. L'efficacia di processo? L'efficacia di processo è uno spunto di pertinenza. Come diceva il poeta, rispondendo al quesito, ma qual è la parola giusta, secondo lei? E il poeta rispondeva, è la parola che richiama la parola ancora più giusta. È uno spunto di pertinenza. L'efficacia processuale sta dentro questo tipo di ragionamento, e voi capite che siamo lontani mille miglia dalla rendicontazione. Però siamo dentro uno sforzo di comprensione, se vogliamo, del dove siamo, con chi siamo, che tipo di contatto stiamo in qualche modo definendo. Ecco. Ovviamente sappiamo che le teorie, e vado a conclusione, riprendono, come dire, ipotesi di causalità, per esempio, in modo esplicito, oppure ancorandole a determinati contesti e meccanismi. Ci sono, per esempio, degli sforzi, no, di valutazione orientate alle teorie che cercano di catturare il più possibile, no, le caratteristiche contestuali e i meccanismi che in esse operano, come avviene per esempio con la valutazione realista, che nei fatti è una valutazione theory driven, orientata, diciamo, di fatto alla teoria. E queste difficoltà accompagnano, no, la discussione
sulla plausibilità di approcci neopositivisti e costruttivisti e portano a ritenere, come dicevo prima, che la valutazione sia un'arte piuttosto che un metodo. Chiaramente diverso ancora, perché questa è un'altra dimensione che alcuni teorici della valutazione evidenziano quando contrappongono gli approcci evidence-based agli approcci practice-based, per esempio, no? Come Thomas Schwant, per esempio, no? Che è un filosofo dell'Università dell'Illinois che si occupa di teoria della valutazione. Diverso è intendere la valutazione, per esempio, come pratica ermeneutica, cioè come interpretazione, come vissuto e non soltanto come rappresentazione. Ecco. E, quindi vorrei chiudere dicendo che, come dire, il risultato e quindi, se vogliamo, anche l'impatto, va bene, visto che abbiamo parlato di outcome impact, viene considerato in modo diverso a seconda del modello inferenziale che usiamo, no? Per esempio, i modelli inferenziali noti principali sono tre, no? La deduzione, l'induzione e l'abduzione. Ecco, e sono tre modi diversi di guardare, per esempio, al risultato e all'impatto. Per esempio, la deduzione, d'accordo, sappiamo che cos'è la deduzione, no? La deduzione genera un risultato, mentre l'induzione genera una regola e l'abduzione un caso. Nella deduzione, la conclusione, cioè il risultato, e può essere anche un impatto, scaturisce in modo diretto dalle premesse, cioè data la regola e il caso, il risultato esplicita, diciamo, ciò che è già implicito nelle premesse. L'induzione consente invece di ipotizzare una regola, no? A partire da un caso e da un risultato, e si basa, diciamo, sull'assunto che le regolarità osservate in un fenomeno continueranno a manifestarsi nella stessa forma. A sua volta l'abduzione ipotizza un caso a partire da un risultato e da una regola. Quindi voi vedete che anche i risultati e gli impatti possono essere valutati in maniera diversa a seconda appunto del modello, come dire, induttivo, deduttivo, abduttivo appunto che utilizzo, e ci sono degli esempi anche molto molto interessanti in questo caso, che chiaramente, come dire, modificano il disegno valutativo in modo anche significativo. Non so se ho dato qualche input rispetto ai quesiti che tu ponevi. Certo, si può entrare nel merito in modo, se vuoi, anche più tecnico e più specifico su tutta una serie di questioni, però così mi interessava anche così farvi partecipi un po' di alcune mie così convinzioni che in questi anni mi sono fatto nel mio lavoro, soprattutto in alcuni paesi africani. Grazie. Grazie a te, Domenico. Siamo tutti arricchiti, penso questo sia da questa tua lecture, così densa di stimoli e di spunti di riflessione e di approfondimento, naturalmente. Grazie per averci ricordato la necessità di andare oltre, diciamo, l'aspetto di rendicontazione della valutazione, di averci in qualche modo messo di fronte alla complessità e alla bellezza dell'esercizio di valutazione come una pratica, come arte della navigazione. Mi è piaciuta moltissimo questa definizione. Allora, adesso io... siamo andati un po' oltre con i tempi, per colpa mia naturalmente. E anche chiederei... per colpa mia. Cioè... Dovevo parlare di meno. E chiederei, se siete tutti d'accordo, farei così, chiederei a Bruno di intervenire 5 minuti
a commento di quello che è stato detto finora, prima di dare la parola al secondo, importante speaker di questo nostro incontro, che è Marco Lorenzoni, che ci parlerà invece di quello che succede alla valutazione nei contesti, fragili, dove questa partecipazione di cui parlava in qualche modo Domenico, non è possibile perché la valutazione si sposta a distanza. Quindi a te la parola, Bruno, 5 minuti e poi Marco. Buon pomeriggio a tutti, grazie Valeria, grazie a Live per l'invito. Mio nome è Bruno Baroni, mi occupo di valutazione, mi interesso da una ventina d'anni e da 5 lavoro con Live, soprattutto come nella regione dell'East Africa. E come esperto all'interno dell'organizzazione, questo è particolarmente interessante e mi diletto nel condividere un po' di riflessioni da questo punto di vista abbastanza privilegiato, perché proprio a livello direttamente nell'implementazione dei progetti sul terreno. E non parlerò soltanto dell'RBM, ma piuttosto in generale di questi modelli, diciamo così, e perché non ci piace neanche la parola modello. E per dirla in breve, diciamo che questi modelli, diciamo, vorrebbero dire alcune cose. Cominciamo a parlare di cosa sono e in cosa consistono, quando invece è molto molto importante capire come ci si arriva a poterli mettere in pratica, da dove partire, da dove cominciare, molto di quello che Patassini suggeriva prima. E purtroppo questo secondo aspetto viene spesso lasciato in secondo piano, quando però bisogna lavorare davvero nel mio caso, con una ventina di colleghi africani nel monitoraggio e la valutazione, e invece queste cose diventano fondamentali, perché è tutta un'arte, ed è l'arte di evitare degli ostacoli, di rafforzare dei punti di forza, e in generale di essere incredibilmente flessibili, quindi molto diverso da questi modelli rigidi che sembrano quasi essere descritti come dal punto 1 fino al punto 70. Come è tutto preciso, ho dato 70 punti, è chiaro quello che bisogna fare, e invece non è così. Sarò brevissimo perché non ho il tempo, però diciamo che il parallelo è un po' questo, cioè sappiamo tutti quanto sia importante fare la need analysis per adattare i progetti. Spesso, cioè, non, questi modelli invece non si sa per quale motivo sembrerebbero quasi essere utili in ogni occasione, a prescindere da chi poi dovrebbe utilizzarli. È un po' bizzarra come idea. E spesso terminano per non funzionare, non tanto perché siano sbagliati, ma proprio perché appunto non si è mai partiti realmente nell'adottarli, almeno nello spirito più vero. E quindi la domanda è perché, no? Come diceva prima Valeria, in alcuni casi non si riesce, se non adottati veramente, allora non si arriva al risultato. Come mai non vengono adottati davvero? E appunto è un po' quello che dicevo, perché dovremmo chiederci qual è il punto di origine di queste best practice, il punto di partenza, da dove cominciare a innestare, come diceva prima la parola del professor Patassini, e come bypassare resistenze, come costruire sull'esistente. In generale è interessante le dinamiche di come si costruiscono questi processi, più che l'immagine statica. Un esempio di tutto questo è l'esperienza sviluppata in AVSI di una pratica di valutazione, diciamo, la partecipativa, che mi prego di chiamare Practice of Change, con un po' di polemica rispetto alla Theory of Change. E questa Practice of Change è basata sull'osservazione del cambiamento direttamente dallo staff e dai beneficiari. E per cui pongo la domanda a queste persone: che cosa ti ha sorpreso? Qual è il cambiamento che tu noti, ma anche quello che ti ha sorpreso? Come inizio di una riflessione, e per ricordare la professoressa Tendler, che mi ha insegnato a fare molta attenzione a questa domanda, che sembra banale ma non lo è.
Quindi è un modo per, diciamo, mettere l'accento sui primi segnali però del cambiamento slash impatto. E forse quello appunto è un modo per riportare questo matching tra parlare di impatto e cambiamento, anche se rimanendo dentro un progetto che ha una vita spesso molto breve. E quello che voglio sottolineare qui, che è stata sviluppata, al di là del nome, ma nel contenuto, che non c'è tempo di adesso dettagliare, è stata sviluppata per rispondere alla necessità specifica dei gruppi di lavoro con cui io avevo a che fare. Per cui è basata della comunicazione orale, perché è quella la comunicazione che Patassini di nuovo sottolineava come uno degli elementi importanti, è il linguaggio, è la forma di riflessione dei nostri colleghi sul terreno è quella, non è i documenti di 30 pagine, perché c'è bisogno di fare capacity building dal basso nei contesti in cui lavoriamo. In Sud Sudan c'è bisogno di aiutare queste persone a crescere, non possiamo limitarli ad essere data collector. E viene fatta magari a metà percorso, perché in quel momento c'è più voglia e desiderio di fare una riflessione tutti assieme e anche eventualmente di guardare in faccia alcuni limiti del nostro progetto, perché c'è ancora tempo di potervi dare una prima risposta. E tutta una serie di altre attenzioni, per esempio questa riflessione porta a dell'identificazione di indicatori che poi vengono in alcuni casi, sì, in altri no, ripresi in una survey ad hoc, quindi più contestualizzata, più mirata sui primi cambiamenti primi segnali del cambiamento. Perché? Perché è nella prassi comune degli operatori allo sviluppo, la survey è l'elemento chiave. Senza di quello è difficile di avere un dialogo, è difficile costruire dal basso davvero. Quindi cerco di andare verso la conclusione. Questo è un esempio di come a me pare che sia, la mia esperienza in questi 5 anni in AFSI è stata la seguente. Spesso e volentieri mi sono reso conto che i processi che ho cercato di attivare sembravano quasi seguire l'opposto di quelli che normalmente uno avrebbe pensato di seguire guardando la descrizione del modello. Che significa? Piuttosto che cominciare, per esempio, da una serie di processi che questo nuovo modello sottolinea, ho sempre provato a vedere come modificare quelli già esistenti per fare spazio a questo nuovo modello. Cioè, l'idea è effettivamente che questi modelli, ce ne sono di bellissimi, cercare di processi per avere più accountability, per adaptive management, per contestualizzare gli interventi, per la localizzazione, non sono assolutamente da non prendere in considerazione, al contrario. La domanda è come portarli nella pratica. E mi pare che, a mio avviso, per portare nella pratica ci vuole tanto arte, tanta flessibilità, possibilismo, che vada bene, somiglia molto a quello che effettivamente è il cambiamento, qualcosa di mai terminato, effettivamente in continuo divenire, eccetera. Quindi quello che, diciamo, su questi temi così importanti, bisogna fare attenzione a ridurre tutto alla descrizione della best practice e invece casi di studio su come si sono evolute, da dove sono nate, come sono state rafforzate queste best practice, come sono state modificate in diversi casi, sembrano insomma necessari. E Grazie. finalmente, prego, allora va bene così. Grazie a voi. Grazie, grazie Bruno per averci lentamente portato dalla teoria alle pratiche e adesso scendiamo, diciamo, sul terreno delle pratiche con Marco Lorenzoni, al quale ho il piacere di dare la parola. Grazie Valeria, grazie a tutti. Adesso proverò a condividere uno schermo, vediamo se ce la faccio. Poi mi dite se state vedendo il mio schermo. Sì. Perfetto. E un attimo solo che duplico. Eccomi qua. Allora, mi chiamo Marco Lorenzoni e sono consulente indipendente. Da più o meno un quarto di secolo faccio valutazione anche nella cooperazione internazionale, ma non solo nella cooperazione internazionale. Il
ho notato che c'era un piccolo refuso nel volantino di presentazione, non faccio più parte dell'assistenza tecnica alla DG International Partnership della Commissione Europea da febbraio, in quanto ho deciso di ritornare a fare valutazione diretta. Mi mancava il terreno e quindi sono uscito da un'esperienza bellissima dei 5 anni per tornare a fare valutazione diretta di terreno. La cosa su cui vorrei riflettere oggi con voi, e mi piacerebbe molto avere un confronto su queste cose, è un po' il rovescio della medaglia di quello su cui abbiamo riflettuto in questi ultimi 2 anni, no? In questi ultimi 2 anni in cui abbiamo detto, il mondo intero è diventato una zona difficile da raggiungere, quali sono i vantaggi degli strumenti, come si può fare valutazione diversamente senza muoversi, senza andare sul terreno, e quindi cerchiamo di vedere i vantaggi. Ora, dopo essere stato in qualche modo umilmente uno dei protagonisti di del lanciare questa riflessione, dico, fermi un attimo, riflettiamo sui rischi e sui limiti di questi strumenti di valutazione a distanza. Questa, mi scuso, in partenza è l'unica slide che vedrete in italiano, perché ho sviluppato queste slide anche per utilizzarle la prossima settimana nell'ambito di un workshop più lungo, e quindi non ho avuto tempo di tradurle in italiano. Alcuni elementi di contesto, mi baso su queste riflessioni in buona parte su due iniziative che ho contribuito a promuovere e gestire per la Commissione Europea. Uno è Evaluation in Outreach Areas, che è una riflessione che abbiamo lanciato nel 2019, quando OPLA ci siamo accorti che il 65% circa del budget della cooperazione europea andava in zone di fragilità o in zone comunque di difficile accesso al terreno. Non pensiamo solo al conflitto, ma pensiamo anche a zone con problemi ciclici di disastri naturali, alcune zone relativamente stabili del Pakistan che sono soggette a inondazioni e terremoti. E però abbiamo detto, bene, rispetto a questo 60-65% di portafoglio, le valutazioni in queste aree sono veramente poche, perché è difficile farle, perché è difficile trovare colleghi che siano disposti a fare valutazioni in queste aree. Allora cerchiamo di imparare da chi invece lo fa di mestiere. E chi lo fa di mestiere, innanzitutto sono gli umanitari, quindi le persone che per professione intervengono per vocazione in questi terreni. E poi le loro pratiche via via si sono estese al mondo della cooperazione. 2020, dicevo, a un certo punto tutto il mondo è diventato un outreach area, dico, okay, andiamo oltre questa riflessione, e quindi sviluppiamo una serie di riflessioni aggiuntive su quello che abbiamo chiamato evaluation in crisis, quindi sui processi di adattamento dei processi, dei metodi della valutazione in un'epoca in cui era difficile viaggiare. E in questo ambito abbiamo avuto l'occasione di intervistare decine e decine di persone. Se cliccate poi sulle immagini, condivido le slide dopo con Valeria e con Laura, se cliccate le immagini sono linkate. Alcune di queste riflessioni le trovate anche in un libricino pubblicato da IDEAS alcuni mesi fa, al quale ho collaborato assieme ad altri 7-8 amici e colleghi, che vuole essere un po' una guida per operatori di terreno sulle valutazioni in contesti di fragilità, conflitto e violenza. E il libro è gratuito. Quindi dicevo, la prospettiva che cerco di adottare per questa chiacchierata è proprio, cerchiamo di riflettere un attimo sui limiti dei tool di valutazione a distanza. Perché questo poi ci porterà a sviluppare meglio la nostra metodologia, avendo molto ben in testa, molto ben chiaro che la flessibilità e l'adattabilità sono elementi necessari per valutare soprattutto in situazioni di fragilità o di conflitto, fare un bilanciamento, quindi compensare i pro e i contro di differenti tool, e capire anche la validità delle nostre conclusioni. E mi leggo
mi leggo anche a quello che diceva prima Patassini sul fatto che la valutazione non può che essere incompleta. Bene, il punto di capire i limiti delle nostre conclusioni si lega anche a realizzare quanto le nostre valutazioni possano essere incomplete. Bon, questa chiacchierata a sua volta è incompleta, nel senso che sono così delle idee che vorrei condividere. Allora, se parliamo di tool di valutazione remoti, dico a cosa ci riferiamo. Quando abbiamo sviluppato con questi amici e colleghi questo Lessons Learned Paper su Evaluation in Crisis, abbiamo cercato di rappresentare in 8 categorie questi tool di valutazione remote. È una rappresentazione fluida, nel senso che l'ho anche riletta ieri l'altro mentre stavo preparando queste slide e ho detto vabbè, c'è qualcosa che non torna, infatti ho riorganizzato un attimino queste categorie. La fluidità è data dallo sviluppo tecnologico, dall'utilizzo dei mezzi e dall'analisi del come li utilizziamo e dei vantaggi e degli svantaggi relativi. Velocemente non entro in queste categorie perché voglio concentrarmi piuttosto appunto sui limiti. Velocemente le 8 categorie sono prima di tutto remote sensing. Allora, quando pensiamo a remote sensing, pensiamo immediatamente a immagini satellitari che sicuramente sono la maggioranza dei dati che vengono utilizzati in valutazione con remote sensing, però dobbiamo pensare anche che dati satellitari non ci restituiscono solo immagini. Il sistema Copernicus, per esempio, ha una serie di satellite che servono a sniffare proprio l'atmosfera, per cui ci possono dare delle indicazioni rispetto alla composizione atmosferica e quant'altro. Satelliti, sì, da un pochino di tempo stiamo vedendo anche l'utilizzo di droni nella valutazione su osservazione dall'alto, con molti limiti, anche perché il volo del drone è un volo one-off, quindi non mi crea una sequenza di dati, di informazione, ma me ne crea solo una o al massimo due o tre a secondo i voli. E vengono utilizzati per ora soprattutto in fase di validazione delle assunzioni oppure di validazione dei risultati. Il secondo sono i cosiddetti meccanismi basati su telefoni. Nulla di nuovo, pensiamo che le prime interviste telefoniche, le prime salve telefoniche sono state fatte negli anni 40, quando Gallup ha fondato la sua società negli Stati Uniti. Sono leggermente evoluti come mezzi, vediamo che vengono usati di più in più con sistemi di telefonia mobile, non necessariamente internet, quello rientra in un'altra categoria, si possono basare sia su sistemi fissi, sia su sistemi mobili, anche per l'utilizzo di survey molto corte su base di SMS, per esempio. Poi abbiamo quel mega ambito che viene definito sistemi information technology, sono all'interno 4 categorie effettivamente di tool diversi. I più importanti sono tool che sono stati realizzati da valutatori avendo la valutazione in mente. Mi riferisco per esempio a Parevo, sviluppato da Rick Davis 2 anni fa, oppure alle varie piattaforme per utilizzare dei processi Delphi fatti non più via email ma via supporto IT, oppure ci sono tutta una serie di software o di piattaforme online che preesistevano alla crisi del 2020 che sono stati cominciati a essere utilizzati anche per fare valutazione. Pensavo a Mural, pensavo a Sprockler, pensiamo a questi tool. Interviste online, e su questo c'è poco da dire. Survey di terreno, survey di terreno, se c'è il terreno non c'è una remote evaluation, vero e non vero, nel senso che molto spesso, come sappiamo,
sia nell'umanitario che nella cooperazione, la salvezza di terreno viene delegata dai ricercatori locali per un'infinità di motivi, e quindi c'è un rapporto di distanza molto spesso fra il team di valutazione che coordina l'esercizio in remoto e chi è sul terreno. Abbiamo poi tutto quello che rientra in quella categoria che viene definito social media analysis, un approccio su cui io ho dei dubbi giganteschi, dopo vi dirò perché. Una grossa attenzione, e soprattutto grosse organizzazioni, pensiamo a quello che sta facendo UNDP per esempio, o la Banca Mondiale stessa, sta facendo su un miglior uso di quello che già sappiamo. Fondamentalmente. Quindi riutilizziamo fonti che già abbiamo in modo poi da andare sul terreno oppure concentrare le risorse di progetto per scoprire quello che ancora non sappiamo, insomma è inutile stare a reinventare la ruota. E l'ultima categoria che è quel mega universo che va sotto il nome di Big Data Analysis anche con sistemi di intelligenza artificiale. Come dicevo, è una categorizzazione molto fluida. Vedete che ci sono degli overlap, sicuramente per esempio un miglior uso delle fonti esistenti si avvale molto spesso di sistemi di intelligenza artificiale. Quindi è una categorizzazione in costante evoluzione. Allora, per parlare di limiti, io vi proporrei di utilizzare una rappresentazione in cinque categorie che ho cercato di definire in questo modo. Prima di tutto i limiti tecnologici, quindi sono limiti inerenti agli strumenti che utilizziamo. Possono evolvere e stanno evolvendo in maniera molto rapida. Il secondo elemento che vedo è un elemento di rischi di distorsione di mercato. Poi abbiamo la mega area dei rischi etici rispetto all'utilizzo di questi mezzi, un rischio di fedeltà, quindi di rappresentazione fedele della realtà, e un rischio di incompletezza della rappresentazione. Ora, per ognuna di queste cinque categorie cerco di dare alcuni casi e alcune stime. Mi piacerebbe se avete avuto la possibilità di utilizzare questi strumenti, mi piacerebbe che ci fosse un'integrazione delle idee che vorrei lanciare. Allora, la prima è limiti tecnologici. Limiti tecnologici, prendiamo un esempio di online surveys. Online surveys le stiamo facendo dal 1980 fondamentalmente, non è che sia 85 per esattezza, quindi niente di nuovo. Social media analysis, sì, certo, possono essere dei tool molto interessanti, ma è sempre vero? E per rispondere a questo, a schermo avete due grafici che ci danno la situazione della penetrazione della telefonia mobile, dell'internet e la percentuale di utilizzazione di social media in due paesi africani, Senegal e nella Repubblica Centrafricana. Cosa ci dicono questi dati? Allora, ci dicono che in Senegal abbiamo per esempio un tasso di penetrazione internet del 46%, che by the way è leggermente superiore al tasso di penetrazione della regione, mentre abbiamo un tasso del 7% in Repubblica Centrafricana. Va da sé che se pensassimo di utilizzare dei sistemi di valutazione remota che si basano per esempio su delle survey online di Repubblica Centrafricana, saremmo votati al fallimento. Se poi pensassimo addirittura di muoverci sull'analisi dei social media, anche il Senegal ci darebbe alcuni problemi con un 22,1% di utilizzazione attiva di social media, non parliamo neppure per la Repubblica Centrafricana con un 2,8%. Per contro abbiamo dei dati interessanti per quanto riguarda l'uso della telefonia cellulare, quindi abbiamo un 116%, quindi vuol dire che una grossa parte della popolazione possiede più di un telefono in Senegal, mentre questo decresce al 33% in Repubblica Centrafricana. Potremmo avere qualche soddisfazione
con dei sistemi basati non su internet, ma basati su voice, su interviste via voce oppure SMS. Questo per dire che prima di lanciarsi nell'abbracciare uno di questi strumenti è molto bene fare sempre delle analisi di contesto. I dati per esempio che ho preso, come vedete, sono presi dall'Africa, dove abbiamo le concentrazioni minime di utilizzo internet, mentre invece in altri continenti i tassi di penetrazione sono decisamente più interessanti. Non è escluso comunque utilizzare anche degli strumenti che si basano per esempio su dialogo online o offline online anche in alcune zone di Africa, ma questo chiaramente è un'ipotesi da vagliare caso per caso. Altro esempio lampante di limiti tecnologici è questo. Allora, l'immagine superiore è un'immagine satellitare presa 9 anni fa con un livello di definizione di 250 metri. Nell'arco di nove anni, dalla definizione di 250 metri, siamo passati a una definizione ai 10 metri. Stiamo parlando di dati pubblici e gratuiti, stiamo parlando dei dati NASA, stiamo parlando dei dati Copernicus. Ora, chiaramente è una rivoluzione nel giro di relativamente poco tempo, ma dobbiamo chiederci cosa vogliamo osservare. Potremmo vedere un elefante, per esempio, con questo tipo di risoluzione? E la risposta è no, non riusciamo a vedere neppure il più grosso. Marco? Sì? Non ti abbiamo sentito per le ultime due parole che hai detto? Caspiterina, dicevo che va bene, una grossissima rivoluzione, ma questo tipo di risoluzione non ci permetterebbe neppure di vedere un elefante, quindi non riusciremmo per esempio a utilizzare questo sistema per fare valutazioni che implichi l'osservazione di movimenti di animali o oggetti della grandezza di un elefante. Questo significa che se vogliamo utilizzare un'immagineria satellitare basata su dati gratuiti disponibili oggi, dobbiamo partire da una serie di assunzioni molto spinte. Per esempio, si possono fare delle ipotesi rispetto ai movimenti migratori che si basano sulle aree coperte dai campi profughi, per esempio. Un'altra cosa di cui volevo brevemente accennare sono quelli che mi sembra di vedere come rischi di distorsione di mercato. Bene, abbiamo detto i dati satellitari sono gratuiti, però considerare questi dati, proprio lo storing di questi dati e la loro elaborazione, non è qualcosa che si possa fare sul computer di casa. Tenete presente che una serie di dati su 3 anni con passaggi mensili su un unico plot di terreno occupa circa 12 gigabyte. Questo è un plot di terreno e una serie di dati. Quindi insomma questo richiede sicuramente una disposizione di memoria notevole, ancora di più notevole per riuscire ad aprire e a processare questi dati. Ancora più importante è il fatto che interpretare i dati satellitari non è qualcosa che qualsiasi valutatore possa fare. Quindi questo da un lato è una grossa opportunità per la creazione di nuove professionalità, per l'integrazione nel mercato della valutazione di nuove professionalità. Dall'altro lato chiaramente pone dei problemi. Ci sono delle alternative, parlavamo della definizione, sono delle alternative ai dati pubblici che sono dati satellitari, che possono avere definizione anche di pochi centimetri, ma i costi sono stratosferici e questo crea anche dei file di dimensioni gigantesche. Cosa ci dice tutto questo? Ci dice che probabilmente nel corto termine questo creerà una concentrazione del mercato della valutazione a beneficio di grosse compagnie di consulenza. A meno che le piccole compagnie di consulenza, le organizzazioni della società civile non siano capaci di creare dei partenariati, per esempio con università, laddove le competenze già esistono. Un secondo rischio di distorsione di mercato
riguarda per esempio la possibilità di elaborare grandi quantità di dati, big data. Stiamo parlando di censimenti, stiamo parlando di record telefonici, log telefonici, con sistemi di intelligenza artificiale. Allora, ci sono due condizioni per poterlo farlo. Prima di tutto la possibilità di accedere a questi dati, e ci sono dei limiti molto grossi che riguardano il rispetto di sacrosante norme di protezione della privacy, quindi abbiamo degli aspetti etici, e ci sono degli altri limiti che riguardano la capacità finanziaria di processare questi dati, sia in termini di accesso agli skill, sia in termini di accesso ai sistemi. Ora, in questo ambito, i due elementi di rischio che mi sembra di vedere sono, ancora una volta, il rischio di concentrazione del mercato su grandi società di consulenza. L'altro rischio che vedo è che, anche se abbiamo un quadro normativo molto ben sviluppato a protezione della privacy, in questo momento il grosso uso di big data nella valutazione ancora non è molto consolidato. Potrebbero esserci degli spazi per società non scrupolose dell'osservazione della privacy di infilarsi e di occupare delle posizioni importanti di mercato. I rischi etici sono probabilmente i rischi più importanti, o perlomeno quelli a cui mi sembra di capire dobbiamo fare maggiore attenzione, e vengono per la maggior parte dal principio umanitario del do no harm, quindi non creare danno. Ho cercato di immaginare alcuni esempi. Il primo è un esempio reale basato proprio su un'esperienza diretta che ci dice che in aree di violenza e di conflitto il rischio per la sicurezza degli intervistatori e dei valutatori aumenta con l'aumento della visibilità della valutazione. Allora, se utilizziamo degli enumeratori, dei ricercatori in una zona di conflitto, la scelta dei tool per questa survey è neutra dal punto di vista della sicurezza? E la risposta è no. La risposta è assolutamente no, perché più è visibile il tool di raccolta del dato, maggiore è il rischio in contesti di violenza. Esempio diretto in Siria, fatto alcuni anni or sono, nel quale dovevamo mappare il conflitto giornalmente, fondamentalmente, e gli enumeratori che utilizzavamo avevano, rispetto a dove alle comunità nelle quali si muovevano, avevano una classifica di rischio che gli diceva se potevano utilizzare dei tablet, se invece era meglio che utilizzassero dei telefoni che sono meno visibili, o se anche il telefono era troppo visibile, quindi uscivano con carta e penna, e in alcuni casi estremi addirittura la carta e penna era troppo visibile, quindi si evitavano a parlare con le persone. Da non sottovalutare il fatto poi che in alcune aree, per esempio, i telefoni mobili oppure i tablet possono essere inappropriati oppure vietati. Altra domanda che secondo me dobbiamo porci quando affrontiamo delle survey e le deleghiamo a delle terze persone è: le survey fatte da ricercatori locali sono sempre accettabili? E qui abbiamo un rischio etico enorme, perché in più casi i ricercatori locali sono stati usati semplicemente per spostare il rischio dalle spalle dei valutatori internazionali verso dei partner locali, cosa assolutamente inaccettabile. E da questo punto di vista la conclusione che emerge da tantissime riflessioni sulla valutazione dell'area di rischio è che mai, sotto nessuna circostanza, la valutazione, neppure in maniera inconscia, deve mettere a rischio la sicurezza dei beneficiari e dei surveillance. Un altro caso che esce un pochino da quello che abbiamo visto adesso
È sempre il caso legato all'utilizzo di partner locali per interviste in casi di epidemia e di pandemia. Sì, naturalmente abbiamo l'obbligo di rispettare e di far rispettare tutte le norme internazionali, nazionali e locali per prevenire la diffusione di epidemie o pandemie, ma certe volte le norme locali non sono sufficienti. E eccoci qua con un volantino fatto in Repubblica Democratica del Congo, nel quale si listano le regole per il contenimento dell'Ebola, che sono assolutamente giuste e validissime, però anche rispetto a quello che abbiamo imparato, che stiamo imparando con la pratica attuale in epoca di Covid, almeno due norme sono mancanti da questo volantino: l'utilizzo di una maschera, per esempio, anche se l'Ebola si trasmette con la saliva, però il rischio di piccole gocce di saliva esiste comunque, e il divieto di toccare, di dare la mano a persone che presentino sintomi di malattia. Quindi il buon senso comune sicuramente deve sempre intervenire in aiuto in questi casi. Per terminare questa cavalcata sui rischi etici, dicevo prima che si sta cominciando a vedere l'utilizzo di droni per completare alcune valutazioni basate su osservazione satellitare. Alcune implicazioni molto pratiche dello stesso principio di no harm sono il fatto che, innanzitutto, l'uso di droni devono rispettare le leggi e le regolazioni locali. I droni possono essere estremamente intrusivi della privacy delle persone che sono coinvolte, quindi da non usare in questi casi, e in situazioni di violenza e di conflitto anche l'uso di droni può recare danno diretto o indiretto alla sicurezza di persone in situazione di vulnerabilità. Un'altra categoria di limiti o di rischi sui quali penso che sia bene riflettere quando si utilizzano dei tool a distanza sono i rischi che ho definito un po' di fedeltà o di rappresentazione infedele della realtà. E penso che una domanda che dobbiamo farci è: l'evidenza che raccogliamo tramite l'uso di questi sistemi ci darà una rappresentazione accurata di quello che vogliamo capire? Ed ecco quattro casi. Allora, il primo caso è l'utilizzo di telefoni mobili per delle interviste viva voce oppure per delle interviste fatte via survey con SMS, quindi ancora non stiamo parlando di survey online. L'utilizzo di questi sistemi ha perlomeno tre bias. Il primo è un bias molto grosso verso i proprietari di questi telefoni, quindi una parte consistente della popolazione non ha accesso a questi telefoni, quindi ecco che tornano utili quelle slide, le prime slide che condividevo sulla Repubblica Centrafricana e il Senegal, per esempio, per capire che percentuale della popolazione può essere raggiunta. Il secondo è un bias di alfabetizzazione. Se utilizziamo un sistema con delle survey via SMS, le persone devono essere in grado di leggere e di scrivere per potersi rispondere. Un bias di genere, in quanto in alcune zone del pianeta le donne non sono autorizzate a utilizzare i telefoni mobili, e poi c'è un ulteriore bias che sarebbe dovuto al rischio fiduciario, cioè perché dovrei rispondere a una survey che mi arriva da qualcuno che non conosco, perché dovrei rispondere a una telefonata di un numero sconosciuto. Altra domanda che spesso viene dimenticata: quando intervistiamo una persona via Zoom, non sappiamo mai se dall'altra parte dello schermo della persona che stiamo intervistando c'è qualcun altro, oppure se la persona è libera di dire effettivamente quello che pensa.
È molto importante porsi questa domanda, è molto importante perché l'uso sempre più diffuso di Zoom, Teams e sistemi simili ci può indurre a credere che siamo così bravi che stiamo raggiungendo delle fasce di popolazione che difficilmente sono raggiungibili con sistemi di valutazione presenziali. Che bravi, siamo riusciti a parlare con delle donne. Wow, abbiamo 60% dei nostri intervistati sono donne e quando sono sul terreno faccio così fatica a farlo. Che bravi, stiamo parlando con persone che fanno parte di minoranze, politiche sociali, persone di esclusione nel paese. Bene, sono davvero queste persone sole, sono davvero in condizioni di parlare senza essere osservate. Altra domanda molto importante. Da 2 anni noi nel nostro occidente ricco e tecnologico ci siamo abituati a comunicare più o meno confortevolmente via computer, non è detto che tutti siano altrettanto confortevoli nel comunicare via computer. E per terminare, sempre su questo tipo di rischio, social media analysis sì, può essere interessante, io continuo ad avere molti dubbi in quanto non bisogna mai dimenticare che sui social media le opinioni sono spesso estreme e molto raramente tendono a convergere verso lo spettro positivo delle domande. Dunque, per terminare con l'ultima categoria di rischio, e penso di essere riuscita a stare più o meno nei 35 minuti, rischi di incompletezza. Questa è una riflessione, che effettivamente ci è venuta da una chiacchierata bellissima con Michael Bamberger all'inizio di Evaluation in Crisis. Se siete interessati, vedete ancora i podcast, sono ancora disponibili tramite l'immagine della seconda slide. L'uso massiccio di dati, di evidenza che già possediamo, rischia di prioritizzare l'informazione quantitativa sull'informazione qualitativa. Ora, questo semplicemente perché possediamo più dati quantitativi che non qualitativi. Ora, se ci basiamo troppo su un sistema che si basa su dati già disponibili, abbiamo due rischi. Prima di tutto rischiamo di focalizzarci sul cosa ha cambiato, dimenticando perché ha cambiato, quindi dimentichiamo di capire quali sono le dimensioni del cambiamento. Bruno, avevi ragione quando dicevi è importante chiedere e tutta la valutazione che si basa su storytelling conferma la giustezza di quello che dicevi. È importante chiedere alle persone cosa ha cambiato e perché è importante per te. Bene, se ci focalizziamo solo sull'informazione quantitativa rischiamo di perdere il perché del cambiamento. E quasi come conseguenza rischiamo poi anche di focalizzarci sugli output e non sui risultati, quindi non sul livello degli outcome, non sui livelli del cambiamento. Per concludere questa grossa galoppata, allora, prima di tutto, penso che i tool di valutazione remota ci offrano tanti vantaggi. Un vantaggio, prima di tutti, è il fatto che possono aiutarci a ridurre leggermente la nostra impronta ambientale. Quindi possiamo limitare, sperabilmente non eliminare, ma possiamo limitare il numero di viaggi inutili, fondamentalmente. Ci danno possibilità di intervenire in condizioni di accesso difficile alle fonti, ci danno possibilità di valutare quello che non può essere valutato con tecniche tradizionali. Pensate il lavoro, per esempio, che fa il Global Environment Fund: se devono valutare un programma di forestazione a livello mondiale, oppure se devono valutare la Green Belt in Africa,
Farlo facendo spostare delle persone per contare gli alberi prenderebbe un pochino di tempo, farlo comparando una serie di immagini satellitari è un altro paio di maniche, quindi effettivamente questo presenta dei vantaggi unici. Hanno tutti un grossissimo svantaggio, che è quello che valutando a distanza perdiamo il contatto con le persone, quindi perdiamo l'interazione diretta o la riduciamo enormemente con le persone e quindi secondo me come i tool tradizionali, ognuno di questi tool presenta vantaggi e svantaggi specifici di cui dobbiamo essere consapevoli e che dobbiamo conoscere per poter poi mitigare. Grazie. Grazie. Grazie mille Marco, grazie per questa bella presentazione. Abbiamo fatto un excursus, diciamo, dalla teoria alla pratica della valutazione. Adesso, in questi ultimi 10 minuti, aprirei diciamo la parola al pubblico. Aprirei la parola di domande, insomma, darei la parola al pubblico e saluterei anche il piccolo di Bruno che si affaccia timidamente al nostro congresso. Interventi, coraggio, abbiamo purtroppo solo 10 minuti. Ah, Marina ha alzato la mano, intervenite liberamente. Io ho l'audio. Allora, io intanto voglio ringraziare questi contributi. Alcuni davano esperienze e certezze, qualcun altro, quello di Patassini in particolare, ci faceva iniziare un percorso di riflessione che non finisce più, quindi molto problematico, mi ha aperto molti problemi. Volevo io aggiungere una riflessione che si scosta un attimo dai contenuti prevalenti dell'incontro, ma rimanda al titolo, cioè al discorso, al tema generale, cioè che cosa questi obiettivi di sviluppo sostenibile chiedono alla valutazione. Allora, in generale mi sembra di avere colto questo, che c'è una richiesta di cambiamento, tutti insistono sul cambiamento della valutazione, molti aggiungono l'aggettivo trasformativo che si collega anche bene a quella valutazione culturalmente responsabile di cui ci parlava Patassini e anche all'adattabilità di cui hanno e la flessibilità di cui hanno parlato anche altri. E che cosa chiedono alla valutazione? Chiedono questo approccio integrato che comporta considerare tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile, cioè quella economica, quella sociale e quella ambientale. Lo spostamento, a mio modo di vedere, è legato all'attenzione al cambiamento climatico e quindi all'attenzione all'ambiente, a tutto il tema dell'antropocene. Però sulla valutazione questo comporta degli impegni e dei passaggi per trovare dei metodi diversi, nuovi. Io fino adesso in letteratura ho trovato degli approcci che sono più sul piano ancora della programmazione, cioè ti dicono considera con un sistema che collega per esempio un obiettivo a un altro, un target a un altro, considera, aiuta i decisori a vedere che cosa può succedere di positivo, cioè si parla di sinergie, di trade-off, di positivo, di negativo, lavorando più su un collegamento fra obiettivi e fra target, così puoi decidere meglio una politica. E successivamente questo dovrebbe avere anche un riflesso in termini di valutazione. Quindi io lo spazio per di esperienze di valutazione che hanno affrontato proprio tutte e tre le dimensioni, sinceramente non l'ho trovato, anzi sarei curiosa di sapere se voi avete scoperto altre cose. Più che altro sento delle affermazioni che dicono che la valutazione deve cambiare, deve guardare la sostenibilità, oppure trovo esperienze che guardano due aspetti, un aspetto. E tutto questo, volevo così condividere con voi queste mie perplessità rispetto allo stato in cui siamo in termini di cambiamento per la valutazione dovuto all'approccio integrato che viene chiesto alla nostra valutazione. Tutto qua. Grazie molte Marina.
La tua è una domanda che aprirebbe un altro webinar, naturalmente. Quindi veramente la prendiamo anche come stimolo se tra i relatori qualcuno vuole intervenire, e nel frattempo raccogliamo le altre domande. Sì, posso? Sì, certo. Ciao Marina, Domenico. Sì, Domenico. No, il quesito che ha posto Marina è un quesito importante, perché non è facile trovare, come dire, un'integrazione tra le tre dimensioni che hai sottolineato, no? Quella economica, sociale e ambientale. Diciamo, nel contesto in cui opero, che è quello della pianificazione territoriale, di tipo regolativo e non, si attivano dei disegni e dei percorsi valutativi che cercano di affrontare questi temi. Per esempio, la valutazione ambientale strategica che accompagna la predisposizione degli strumenti di pianificazione regolativa che, come sapete, dovrebbero, come dire, influire, no, sugli assetti, le configurazioni d'uso del suolo, eccetera, eccetera, affrontano, dovrebbero affrontare anche per legge, d'accordo, questi elementi. Qual è il problema? Che, per esempio, la valutazione ambientale strategica, adesso mi limito a dei commenti su degli approcci e dei contesti valutativi specifici. Nella valutazione, per esempio, ambientale strategica si utilizza un approccio per matrici che, come dire, non consente di tenere insieme le tre dimensioni che tu hai sottolineato. Negli ultimi anni si sta cercando di far transitare, per esempio, questo modello di valutazione ad un altro livello, attivando il concetto di social ecosystem, e cioè mettendo al centro non tanto le matrici aria, acqua, suolo, le modalità d'uso, no? Le configurazioni sociali che si costruiscono, eccetera, ma lavorando proprio sull'interazione tra le quattro classi di servizi ecosistemici, che sono appunto i servizi di supporto, regolazione, approvvigionamento e culturali, che contribuiscono a formare quelli che vengono chiamati gli ecosistemi sociali, ovvero i contesti in cui, come dire, queste relazioni avvengono, chiaramente non soltanto in termini di dotazioni e di capacità, ma anche di flussi. E i flussi, no? Di materia, di energia, eccetera, eccetera, configurano, no, dei metabolismi locali che possono in qualche modo essere riconosciuti, modellizzati e valutati. Ecco, solo per dirti che ci sono degli sforzi di integrazione che vengono effettuati in alcuni ambiti. Quello della valutazione ambientale, credo che con l'introduzione, va bene, del concetto di servizio ecosistemico in maniera operativa aiuti a, come dire, almeno a cercare, no, a costruire delle ipotesi di interazione. Ecco, qual è il problema? Il problema è sempre, come dire, poi la teoria che sta alla base, se vogliamo, anche di questa possibile interazione. Perché noi possiamo, come dire, avere, se vogliamo, anche diversi concetti, no, di sostenibilità. D'accordo? Possiamo avere diversi concetti di ecologia.
un'ecologia, per esempio, profonda, la deep ecology, è molto diversa da una ecologia che invece è convinta, se vogliamo, della positività dell'innovazione tecnologica e quindi dei trade-off che ci possono essere tra innovazione, per esempio, artificializzazione, se vogliamo, del mondo e natura. Ecco, quindi, come dire, da un lato ci sono degli sforzi di modellizzazione per cercare di integrare queste tre dimensioni e nella valutazione ambientale ci sono, come dire, esperienze anche interessanti da questo punto di vista, per esempio fatte da IAIA International, eccetera, eccetera. Ecco, e questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che questi sforzi di integrazione comunque richiedono, come dire, un concetto, se vogliamo, no, di sostenibilità e di, come dire, una definizione, se vogliamo, anche di ecologia più o meno profonda e quindi di nuovo si possono confrontare e scontrare, diciamo, approcci anche molto, molto diversi l'uno dall'altro. Ecco. Grazie Domenico Patassini e grazie anche a Marina per aver posto questa domanda. Io in chiusura vorrei ringraziare tutti i relatori che sono intervenuti a questo bellissimo incontro, in particolare Marco Lorenzoni, la cui presentazione mi ha molto colpito perché ha parlato di quello che in pratica è diciamo, la valutazione nei paesi dove è difficile andare, ha parlato dei rischi dell'utilizzo di questi diciamo di queste tecniche di valutazione a distanza. E da un lato avevamo l'intervento molto profondo, molto teorico di Domenico Patassini in apertura che dice la valutazione vive di incompletezza e dall'altro poi la chiusura di Marco Lorenzoni sui rischi della valutazione a distanza, tra uno di questi appunto è quello dell'incompletezza che insomma sebbene sia vero che la valutazione da un punto di vista teorico vive di incompletezza ed è un ragionamento profondo che sicuramente porto con me nei giorni e nei mesi a seguire, è altrettanto vero che l'incompletezza che poi è il rischio di questi strumenti forse in qualche modo ecco, preclude un quadro reale dei processi di cambiamento che poi in effetti la cooperazione pone in essere. Quindi con queste riflessioni vi ringrazio e chiudiamo con Laura, non so, vuoi salutare anche tu tutti gli ospiti, però io li saluto e chiudo questo bellissimo incontro. No, grazie Valeria, semplicemente anche io ringrazio perché è stato molto denso e ci scusiamo anche per i tempi che sono magari stati un po', però la flessibilità è, diciamo, è stata la parola chiave di questo incontro, quindi è andata benissimo così. Grazie a tutti e spero di rivedervi, insomma, nei prossimi appuntamenti del gruppo tematico. Grazie a tutti e buona serata. A tutti. A tutti.